Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su WarpC Ita. Oggi siamo di nuovo qui in compagnia del mio collaboratore Mario. Buonasera Mario. Buonasera bro, buonasera ragazzi, spero che ci sono pure gli altri amici dell'altra sera. Buonasera ragazzi, io sono Lazde e questa sera inizieremo Resident Evil Revelation. Questa volta è solo Revelation, non è Revelation 2 perché l'abbiamo finito, quindi l'abbiamo salvato e messo via. Quindi oggi inizieremo da zero Resident Evil Revelation e lo porteremo fino alla fine. Ok, andiamo subito a iniziare una partita insieme. Facciamo una nuova partita, partiamo da facile ragazzi perché dobbiamo divertirci e dobbiamo finirlo. Come dice Mario, quindi io poi non l'ho mai giocato, qua parliamo proprio di un gioco molto molto vecchio, però molto bello. Sarà un paio d'anni prima. Mario, tu controlla per favore l'audio su Twitch se è tutto ok, se abbiamo regolato bene i volumi. Ehi Jill. Buonasera Lino. Buonasera Lino. Benvenuto. Incredibile. La Queen Zenobia. È un miracolo che stia ancora calma. Fai il giro. Troviamo un punto per salire. Quindi ci dirigiamo verso questa nave abbandonata, diciamo. Chris e Jessica sono scomparsi dal radar da 94 minuti. All'interpolazione delle ultime coordinate, ricordo. Ma noi siamo qui per recuperare dei superstiti, Mario? Sì. Ok. Allora, cerca Chris. Ragazzi, il gioco non so se potrei metterlo a tutto schermo, ma io sto giocando a finestra qui, anche su... No, tutto schermo, pure su Twitch si vede a finestra. Infatti sto cercando di capire perché... Okay. Ta, c'è Stana, sì, per regolare il gioco ho dovuto cambiare un attimo la scena. Ecco, allora abbiamo anche la mappa qui in alto a destra, così non ci dà fastidio, insomma, la mia camera è a sinistra. Con l'audio come siamo, Mario? Siamo messi bene. Ok, perché io in cuffia sento gli effetti abbastanza alti del gioco, però... Io devo ascoltare doppio audio perché... tra Discord e Twitch... Lo so. Che puzza! È abbandonata da un bel pezzo. Fatto la scureggia. Puzza di carne marcia. No, sono i cadaveri. I cadaveri. Dei beri, Mario. Sì. Non c'è segno di vita, ma sento che c'è qualcosa. Ehi, cosa? Che è successo? Giocato. Non credo che siamo soli. Ciao, France. Mi dispiace per ieri, ma c'ho avuto un problema. Mi si chiudeva continuamente il gioco con sto cazzo d'OBS, non lo so perché. Alla fine abbiamo fatto delle prove, ma abbiamo rinunciato, abbiamo deciso di iniziare questo. Non sembra semplice acqua. Mi dispiace perché so che ci tenevo pure io a vederlo al finale, però vabbè. Pazienza, sono giochi un po' vecchiotti questi, purtroppo. Io lo sto giocando con un RTX 7900 da 24 giga, quindi non so se magari è una questione pure di compatibilità questi giochi. Tutto bene, grazie. Tu come stai? Ah, France, buonasera. Speravo che passasse, fra.
Tutto ok, dice, tutto ok. Allora, anche questo io non l'ho mai finito. Perché all'epoca mi cagavo sotto a giocare a sti giochi. Eh sì, mo già magari. O me ci cago sotto. Io mi ci cago sotto uguale, solo che giocare con te magari è diverso, capito? Che comunque sia mi fai compagnia. Jog prima il 2 poi l'1. Sì, in genere abbiamo fatto anche con Resident Evil così. Siamo partiti, se può dire, quasi dal village e siamo andati a ritroso, diciamo. Li giochiamo un po' alla Cas de Can, come dicasi tra di noi. Il nostro termine usato molto. No, questa va. Questa gli stiamo di schiena. Vabbè, ma alla fine questi come i giochi sono sempre belli. Aspetta, non entrare, esci un attimo. Esco un attimo. Allora, Mario mi guida perché lui l'ha finito. Mario si è finiti tutti sti Resident Evil. Tira a sinistra. Fammi andare a vedere se ci stanno cose. Questo non si apre. Oh, ma che, questa è una bella erbettina. Mazza, l'erba è grossa come lei, io. Vedi, ancora in fondo a destra. Aspetta, tira dentro, mi sono sbagliato, mannaggia Polifemo. Ma in fondo a destra? Qui? A destra? A sinistra, ma a bussola. Gira. Dietro. Vade, zio. In fondo. E poi gira a destra. Un fondo. Non c'è sta un cazzo, Mario. Qua è chiuso. Ok, rientra in quel porto. Ma c'è sta rincoglione io. Ok. Effettivamente è un mezz'albero, Dai topastri. Guarda quanto sono grossi. Lascia sta. È sicuro che è un'erba, mi sembra più un albero, in effetti. È andato in corto. Sembra quasi un albero a livello di proporzioni, sì. Allora, qua che è? Qui c'è ancora corrente. Vai, andiamo in cucina, là. Sì. Faccio un bel pasto pronto. Non immagino come viene buono. Ti faccio due zambette di gallina in brodo. Ah. Munizioni per la pistola. Ma lasciale stare, che ti serve? Eccola, come sto giocando 2K, all'epoca 2K era proprio impossibile. Più di questo non lo posso giocare perché non lo vede proprio 4K. Parker, dammi una mano qui. Certo, volentieri. Ah, Parker, fa qualcosa. Fatto un cazzo fino a mo' Parker. Sapesse quante cose fanno Parker. Meglio questo che niente. Sì, no, certo. Anzi, si vede pure troppo bene, devo dire la verità. Pensavo peggio. Ho trovato qualcosa. Lei è una bella figa, comunque. È sempre Claire. Però in questo gioco qui l'hanno fatta bella, molto più bella di quell'altra. Tu vuole vedere fatta buona. Diciamo che al 2 un po' l'hanno imbruttita, non mi vorrei sbagliare, mi sembra più caruccia. La specie è così, poi. Chi è? Allora, non è Chris. Mo ti cucino questa. Ma che è? Pistola con una mano. Vedi, mi dà ragione. Sì, ma dà più ragione a me, Francesco. Vabbè, qua comunque hanno fatta veramente bene. Parliamoci chiari, dai. Certo, questo è vecchio. Eccolo. Mostro brutto. Oh. Cecoglio? Poco cecoglio. Dobbiamo un attimo la mano. No, piglia l'altra pistola, ma. Dammi un attimino. Questo spiega l'equipaggio scomparso. Non mi piace per niente. Questo ti assomiglia comunque. Uguale. Stessi capelli lunghi, stessa barba. Episodio 1 nelle profondità. Ma dai, su. Ma devo premere. Maggio il contenuto. Salvataggio in corso. Buonasera. Su questo ridente angolo del Mediterraneo sorgeva una delle strutture più grandi del pianeta. Non mi ricordo quanti episodi sono.
Servirono 11 lunghi anni per costruire la prima acqua. Forse se lo ricorda, ma lo ricorda Mario. Di questo qui. Sì, di questo qui una dice. Una metropoli sostenibile, alimentata da un'enorme matrice energia solare e dotata delle sfugge pure a Mario. Ecologiche. Prima di allora non era mai stata utilizzata. Ma qua, questo è uscito quando c'è stata la PlayStation 2, Mario? Ma nel 2004 Veltro, un gruppo contrario allo 360 PlayStation 2, stiamo parlando di PlayStation 3, ok. Rilasciarono un virus e numerose creature, vere e proprie armi biologiche. Yeah. Queste creature vagarono incontrollate per la città isolata, diffondendo l'infezione tra gli abitanti. Ecco. Alla FBC, la massima organizzazione antibioterrorismo del mondo, operante sotto l'egida degli Stati Uniti, venne affidato il compito di contenere l'attacco. La BSAA, una ONG del tutto indipendente impegnata nella difficilissima lotta al bioterrorismo, affiancò la FBC come osservatrice. Beh, che dire, signore e signori, il solito problema, sì. Immediato, il quartier generale locale è sempre la stessa storia, il virus. Energia solare contro la città. Il caos e la distruzione che seguirono passarono alla storia. È come quello, il è quello. Di terra grigia. E si maledetti virus. Dopo l'incidente, la FBC annunciò di aver smantellato con successo il gruppo terroristico chiamato Veltro. Siamo ormai nel 2005. È passato quasi un anno. Nel 2005. Ma passati, giusto vedere, la città perduta di terra 21 anni, quanti cazzo. Simbolo potente 21 anni, della sembra. Minaccia del bioterrorismo per tutti i popoli del mondo. L'epoca cazzetta, ma non l'avevi l'Xbox 360? Io beata a te, io ci ho avute tutte, bello. Io ci ho avuto PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation 5. Eccovi qui. Ma ce l'ho ancora adesso. Lei non è il tipo che scende in campo. Tutte. Il dottore mi ha detto di fare esercizio. Immagino sappiate entrambi che la FBC ha isolato l'intera zona. Ma Ray 1 è ancora un capolavoro. Casse misteriose si sono arenate sulla spiaggia. Sì. Sono tutte belle. La FBC non abbia potuto coprire un tale casino. Chiunque sappia quello che è successo qui farà 2 più 2. Ed è per questo che ho deciso di mandare a indagare la BSAA. Avete recuperato le nuove attrezzature da quinta? Alla Genesis o roba così? Ho detto bene? Non ti sei sprecato a leggere il manuale, vero? No, ma l'ho portato con me. Metti che... Sbrigati a leggerlo. Ti servirà nel corso della missione. Sì, sì, lo farò. Allora, qui mi sa Mario bisogna fare la scansione delle cose, eh? Mi dicevi così. Sì. Vabbè, non leggo un cazzo, ma andiamo avanti perché poi lo facciamo mano a mano, quindi... Scansiono tutte queste mosse che stanno per terra. Aspetta, prima tu capi come prendere... Sono completamente marci. Come faccio non a prendere... Però, no, voglio capire come prendere quell'altra arma che non mi ricordo. Sono così pallidi. Ah, forse... Ma modo... non ho mai aspetta, visto aspetta. Niente di simile. Senti, per caso non scrivo tanto, è perché sto giocando... A Yuji? Ma ovviamente ci sono... Ah, sì, ok, tranquillo, non ti preoccupare, Francesco. Non è che devi scrivere per forza, come quando te va, insomma, come te va. Se vuoi chiedere una cosa, non è un problema. Ah, ecco, LB più RT per scansionare. Devi cercare il punto. Ricevo un segnale. Dall'interno. Servono abbastanza campioni perché il Genesis possa fare un'analisi accurata. Esaminate le carcasse sulla spiaggia e mandatemi i dati. Ma io so, agenti. Noi siamo dei semplici ragazzotti, gli piace divertirsi a giocare, quindi il minimo è essere gentili con tutti, il minimo è il rispetto reciproco. Ma Mario ogni tanto mi fa incazzare, però tu non mi fai incazzare.
scannerizzi, aspetta che è arrivi, che completi la scannerizzazione, sennò non vuoi nulla. Ecco, la sta facendo, dice scansione finita. È figo sto coso, mi piacerebbe, vedo. Dice no? E poi dopo un po' ti stucchi di usare. E rompi le palle, eh? Questa l'abbiamo fatta, mi pare, sì. Vai avanti. Qua, sopra sta barca, messo per sta barca. Ah, sì. 43, che sta dando una marea di colpi? Perché no ti servo. Guarda, sta pure nerbetta. Oh! Si è mosso! In bocca. Aspetta, aspetta, spara in bocca, devo capire come mette la pistola. Non si ah, ce l'ho già. È tutto sotto controllo. E cosi? Un pochetto. Morto. Canne russa. Dopo Recon City per te deve essere una passeggiata. Okay. Suppongo di sì. Finita, allora okay. Perché hai lasciato la FBC? Vai a guardare a volevo sinistra, fare di più. Vicino al volevo mare, combattere. A barchette. Vedo che state bene. Continuate le indagini, però. Ma procedete con estrema cautela. Non c'è nessun target, Mario. Ok. Andiamo qua dentro, va. Andiamo qua dentro, un po' d'azione la trovi. Che dice? Vabbè, il rispetto è la prima cosa, certo. Pezzettino dietro di te, ma... Mario? Sto pezzettino piccolo dietro di te. Ah, sta caccoletta qua, dici? Sì. Ok. Se non vai 100% non te lo sblocca, capito? Pare ovvio. Non ti avvicinare troppo. Poi morta... Che puzza. Sarà esploso per la pressione dei gas. È cagato sotto, si è cagato. Dovrebbe essere un'altra. Bomba a mano. Questo si sarebbe che la pistola a mano non fa un cazzo, cioè. Niente. Non c'è niente. Come si chiama sto giovane che mi viene dietro qua? Che non mi ricordo. Ma non mi ricordo. Perché ce ne sta un'altra? Munizioni pistola piena. Questa bomba a mano. Box. Qualcuno ha già razziato questo posto. Vabbè. Botte una sega. Che c'è là sotto? 93%. Lui ha la pistola e non fa niente. Almeno Moira aveva la scusa di non avere armi. Lo so. Infatti guarda, sta sempre con sta pistola pronto ad aiutarmi, invece mi guarda. Un quotidiano di un anno fa. È l'articolo che rivelò al mondo l'esistenza delle armi bioorganiche. Allora, ci deve essere qualche altro coso che dobbiamo fare. Eccolo. Ok, scansione finita. Abbiamo fatto tutto. Ho raccolto abbastanza campioni. Quindi? Bene, datemeli. Io devi portare al capo della BSA. Dietro. Devi portare. Non è che dobbiamo andare sta qua cosa? Sì. Dunque c'è il simbolo giallo lì, sì. È il puntino, ecco. Oh. Che diavolo, si rialzano sempre. Ce ne sono altri? Neutralizzateli. Oh, andiamo, come si mangia, porco? Vai dietro! Ma quello stronzo non spara mai! No! Io lo banno! Come una piena di munizioni, no? Un po' di quiete, finalmente! Ordinaria amministrazione per voi due, eh? Ok, in basta chiacchiere, fatemi avere i dati sui campioni! Madonna della... Aspetta, fermati. Gira a sinistra. Entra qui dentro. Dentro il box. Questa è una barca, non ci posso andare. Tutto a posto? Portatemi i campioni. Non si avvicina lui, però. Sta aspettando. Eccovi. Bel lavoro. Non c'è alcun dubbio. I cadaveri mostrano tracce di infezione virale. E scommetto che non è un caso che abbiano superato il blocco della FBC.
Beh, abbiamo fatto il possibile. Ora aspettiamo che il quartiere generale ci mandi i risultati. È grosso e pesce. È la linea di emergenza. Sì, sono io. Cosa? Sì, va bene. Procedo subito. Dovremo accelerare le cose. A partire da ora. Va bene. Bene, mio allora presidente. Jill, Parker, il caso è ancora vostro. Che è successo? Abbiamo perso i contatti con Chris e Jessica. Quando? Come? Non ne siamo certi. Ho inviato le ultime coordinate conosciute sui terminali. Il segnale si è perso sull'oceano. Pensavo dessero la caccia alla Veltro sulle montagne, ma data la loro posizione, devono essere... Ma se non erro dobbiamo andare alla nave. Io torno al cugino. Trovateli e portateli in salvo. Voi sarete i miei occhi là fuori. Sì, signore. Va bene. Sei pronto ad andare nella nave? Ma voglia. Fanculo è caduto il telefono. Ferma. Stanno gli spiriti qua dentro. Queen Zenobia. Pensi che siano arrivati a Chris e Jessica? Spero di no. Non sto dicendo che Chris sia morto. Però devo ammettere, la grafica non è male. Sì, l'ho messa al massimo. Al massimo che potevo. Più di così non si può. Sì, però tu calcola che Twitch a 1080p la porta. Controllo io. Ok, sì, io Twitch, sì. Cosa riesco a trovare qui. D'accordo, ti contatterò via radio se trovo tracce di Chris. Questo sta buono qua, sì. Ma noi siamo noi da qua, giusto? Sì, usa lo scanner, ma... Ah, lo scanner, anche qui. Vabbè, lo scanner solo si... Oggetto. Ah, mi dice l'oggetto, ok. Ma come ci vado io? Non è che posso passare tutta il setaccio, voglio dire. Ecco perché ti dicevo io. Quando tu hai detto è bella sta cosa. Ah, dici dopo di rompere le palle. Te ne renderai quando lo. No. Sì, sì. Dici di qua? Sì. Andiamo allora, qua. Allora. Ma guidami perché io mi perdo, sì. Cioè nel senso. Sì. Ma per forza a sinistra te devo dire. No, quello sì, però siccome vedo le porte azzurrine lì, non so. Andiamo qua, che dice? Niente. L'ascensore non credo che te lo parli. Non funziona perché non c'è corrente, quindi dobbiamo trovare un modo per attivare la corrente. Non si passa. Dobbiamo ritornare indietro. Qua ci stanno delle scale. Ah, si esce fuori però, così. Siccome ti manca la corrente, qualcosa devi fare. Oggetto. Davvero? Allora, però devo ammettere... da quanto tempo streammi? Perché ti meriti molto di più. È poco che streammiamo. Quanto tempo sarà, Mario? 5-6 mesi. Sì, maggio.
maggio, giugno. 5-6 mesi, francese, non è tanto. Vabbè, ma noi... Piano piano. Piano piano si è fatta Roma. Io mi diverto, non è che pretendo... chissà che, insomma. Cioè, mi fa piacere se uno cresce, per carità. Si deve crescere, però non è che... che insomma... se non ottengo tanti risultati poi alla fine ci sto male. Cioè, io intanto mi diverto. La cosa principale è divertirci. Ma ti stai voltando, ma... no, io sto continuando a percorrere la zona. Oggetto. Munizione della pistola. Beh, mentre uno si diverte, chissà all'improvviso... certo, certo. Quello sì. Io penso che comunque i risultati vengono da soli, insomma, divertendosi. Soprattutto uno quando fa una cosa si deve divertire. Perché se ti diverti è tutto più bello e uno lo fa con piacere, no? Io sto... cosa siamo usciti fuori, Mari, però, non credo che... no, va bene, tu però scannerizza tutto, ma... ah, capito. Fai una panoramica veloce. Una panoramica veloce. Basta prendere l'oggetto che è rimasto dietro questo contesto. Dietro questo contesto. Allora la sinistra, in bocca. Ah, ecco, ho visto. Con munizioni della pistola, ma siamo pieni. Vabbè, siamo pieni, là. Gira a destra. Arrivato dentro. No, no, no. No, era solo per vedere se stai attento, non era per... tu ogni tanto, capito, ti distrai. Cannerizza qua. Aspetta, niente, vabbè che l'abbiamo, rientra dentro allora, ma... fino a mo' mi ha detto no. Voi due seguite il calcio. Guarda, io seguo io seguo solo i mondiali, sinceramente. Per resto... non è che mi fa impazzista a seguire le partite, dica la verità. Io no, fra calcio zero. No, io quando fanno i mondiali mi piace vedermi l'Italia. E ma guardo, certo, non è che magari non faccio altre cose per vederla, però quelle sono partite più importanti e l'ho seguita e mi piace seguirle. Il resto preferisco fare sport io e basta. E pure io faccio molto sport. Mario fa sport da poltrona, io faccio palestra, mi diverto così. Cioè, mi diverto, mi piace andare in palestra, insomma. È pure un passatempo. Non ce l'hai la mappa, ma... la mappa ci sta, la sto a seguire. Tu invece che fai? Fai un po' di sport, c'hai altri hobby, France? Oltre a giocare al computer, insomma... ma tu mi devi dire cazzo dove andati da sta corrente, sennò qua giriamo. Volevo cercare qualche oggetto. Vai in bonda a destra. In bonda a destra. Chi sto cercando di fare? Mi piace leggere e correre. Beh, è un'ottima cosa, bravo. Correre è comunque uno sport. A me piace il cinema e teatro. Leggere è un'ottima cosa. Difatti mi faccio sai cinema e teatro. Vabbè, pure a me piace andare al cinema, vedere i film e tutto quanto. Sì, tu ci vai al cinema. Io me lo faccio da solo il cinema. Lo fai da solo faccio cinema, letto e teatro. Alla grande. Allora, vediamo qua. Forse c'è... nessunta. Leggere i gialli è interessante. Sì. Ma poi ce ne stanno poche di persone adesso, insomma, che gli piacciono ste cose. Prova ad andare di nuovo in cucina, ma. No, in cucina a far panino, ma? Sì. Ti faccio uno spezzatino delicato. Uno spezzatino alla cattara. Ma c'è qualcosa dentro, però. Ha detto, vedi.
Andiamo dentro. Che cazzo sta a cercare lui qua ancora? Ah, munizioni. Secondo te quanti anni posso avere visto che ho detto questa cosa? Non lo so. Mario, quanti anni potrebbe avere Francesco? Questa cosa ha molte analogie con i cadaveri sulla spiaggia. Sicuramente, 1980. Mario dice del 1980. Cazzo è sto coso? Un altro pezzo di... Ah, de schifezza. 18 anni. Ah, 18 anni. Vabbè. Bravo, bravo. Leggi, leggi che fa bene. È cultura, fra. È cultura. Impari. E soprattutto impara l'inglese. Aspetta, 56%. Mo scansiono pure il culo suo. Che gli devo dire? Merda, questa cosa è... No. È impossibile. Allora, non ti sta a seguire, Francesco. Come allora dicevi? Abbiamo detto... Ah, ho 18 anni, scusa, pubblicità. No, dicevamo sempre... Che fai bene a leggere. Mario diceva impara anche l'inglese, che ti sarà molto utile. Infatti Mario l'ha imparato col cavolo. Mario sa il calafrica. Il calafricano Mario conosce. Scansiona questo qua. Prima che ti scansiono io, scansiona questo. Questi c'hanno tutti munizioni da pistola e basta. Io ce n'ho 800.000 di munizioni. Mi dovete dire come scende la corrente. Come attiva la corrente. Vai da sta. Per forza tornate qua. Qua? Oh, fa una mazza. Lo segui. Mo sto ogni volta con sta pistola in mano. Ah, qua si sale e si scende. Dove cazzo vado, Mario? Dimmi tu, Mario, giù o su? Ma o devo leggere a Francesco o devo seguire a te? Io sono strano perché voglio imparare il giapponese e non l'inglese. Vabbè, il giapponese va bene uguale, stanno certe giapponesine. Bravo, va bene pure il giapponese. Io so solo Yogo poco ma poco e Orishi wa e Arigato, solo questi conosco. E poi pure con Mario andarti gli dico Semosuki Senami. Solo queste 3-4 parole, poi va a fine. Sa. Giapponese è finito. Mi piacerebbe pure a me parlare lo giapponese, però già ci assomiglio pure un pochetto. Mi manca solo che. Bob Marley, vai avanti. Oggetto. Ah, che palle ste munizioni della pistola. Però questa ma gioca facile, però. E Mario ha detto che ha paura, quindi ha detto metti facile perché io... Io ho paura. Dai Mario, fatti via per culo un po' che... L'erba verde. Vedi come sa la figlia l'erba verde, guarda. Gli piace, ha detto che ne vuole tanta, così almeno ci fa la tisana. Più che altro per il ragazzotto quello dietro, quello che è rimasto, quello che è rimasto incantato a guardare il mostro. Non sta a fa un cazzo, sta là fermo. Ma che mo' so portato a fare io quello, scusa, Ma quello ti assomiglia proprio alla coppia tua perfetta. Ma qua c'è qualcuno che fa la doccia. Mo' attendo qua, attendo qua. Aspetta che c'è sta qualcuno che sta a fa male alla pancia. Mario il collaboratore ha sempre ragione, certo. Che vuoi cambiare 100 anni, a Francia. Mario ha ragione, ma chi comanda sono io. Oh! Guarda che non è finita solo con questo, giusto per fare ricarica. Caduto è tutto. Vediamo se qualcuno ha fatto la cacca. Ma questi sono docce, poi non è che so. Continua di qua, giri a destra, attenzione che ce n'è un altro e apri tutti i cassetti che ci sono, sicuro che ce n'è un altro. Ho giocato la versione del Game Boy, Mario, lo dico io, ecco perché. Munizioni pistola. Mo' mi sono servite, vedi?
Ah, ce n'è un'altra ancora. Attendo, ma sì, sì. Male che va, me se magna. Hai già fatto questo? Ah, che ne so, ma ci sta rincoglioni con questo oggetto. Io so come i ragazzini, quando vedo una cosa non me la poso più. Che stancato. Attendo queste cose. Guardi, ce ne stanno dei cassetti. Inizio a stare in tripparcel. Quanto cazzo è andata? Ma perché sei uscita, mannaggia? Vai, lei è uscita. Eh no, perché ho visto tutti questi armadietti, no? Perché ci sono rincoglionito. Vabbè, vado. Ah, siamo dopo le casse. E qua sta finestrella aperta. E te frega, lascia sta. No, c'è una corrente d'aria fresca che viene dall'esterno. Beh, ha scoperto l'acqua calda. Qua l'aprirò. È chiusa? Sulla porta c'è un simbolo di un'ancora. No, la chiave comincia la guerra. La guerra? Un oggetto. Come prendo l'oggetto? Dall'altra parte. È chiusa. Ah, la apri dopo. Sei pronto? Senti giù. Dammo che sto pronto, son. Ma chi è? Io sono nato pronto. Chi è? È carica questa persona, ma. Ma che cazzo gli sta? Ma chi gli sta? Vedi lì dentro. Beh. Non fare nulla. Ha fatto la spremuta. Ok, togli la pistola. Aspetta, fammi vedere. Che devo fa? Vado avanti? Avvicinati al vetro. Avvicinati al vetro. Ma mo escono questi? No, ancora no. Li devi sbloccare tu. Avvicinati al vetro. Devi scansionare. Dopo che hai ucciso a lui. Ma prima fammo uccidere, no? No. Aspetta. Pieno, ma sempre pieno siamo ste cazzo di pistola. Ha sparato una raffica prima. Ascoltami. Le impronte digitali dobbiamo pigliare qua. Ma qua non me le dà, vedi? Guarda, sì, vedi? Devi entrare dentro. Mo entriamo dentro. Gira a destra. Questo è tosto. Ma stanno qua dentro questi stronzi. Ma gli sparo da qua, no? Ma sono due. Un culo. Poi sei Nicoglio. Sei Nicoglio che si avvicinano troppo. Dai. Vero che cammina. È un po' rincoglionito a camminare, però. Il problema mio non è che loro camminano. Che succede? E come spari tu? C'era una superstite, ma le armi biologiche l'hanno fatta fuori. Chi era? Sto ancora cercando di capirlo. E invece non stai a fan cavolo. Maledetto. Canzone finita. Oh, chiave alloggi e kit. Parker, non ho scoperto nulla sulla. Dicemi no? Ah, perché fa vedere la chiave. Una chiave per accedere all'area degli alloggi e degli equipaggi, ok. Ma ho trovato una chiave. Ricevuto, conservala. Potrebbe essere utile. Ok. Diamo una rapida canzonata. Hai visto l'impronta digitale? Andavi visto l'impronta digitale, Mario? Dietro di te, sempre dietro di te. Oh, sta mica, dietro di me. Qua, qua. Ah, la manina, dicevi. Impronta trovata, ok. Oggetto. Munizioni pistola. Un altro oggetto. Ma Parker dov'è? Sei andato a fare un panino, ha detto veniva subito. Appia pure le sigarette e poi dopo tornava. Sinistra e corre. Più di questo non corre. Pare che mai escono da sti buchi. Gli spariamo. Vai, va. Era morto. Stava a sciogliere, capito? Ho trovato Chris,
Avanti, raggiungimi. Almeno fa qualcosa di utile. Location, vai a sinistra. A Sinatra? Ecco, abbiamo messo la chiave. Occhio, occhio però, eh. Abbiamo, tepiamo tutto. Alla. Vediamo un attimino, eh. Qua c'è una cosa. Pieno. Ah, c'è uno, c'è un'altra. Qua che c'è? Oggetto. Oh. 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 Non andare troppo avanti. Angiona, lui. Ciao. Tagliato tasto. Vabbè. Partito un colpo. Ma i potenziamenti della pistola mi dà, Mario? Bomba a mano, ragazzi, devo andare, ho il telefono scarico. Vai tranquillo, Francesco, ci ha fatto piacere. Buona serata. Alla prossima. Alla prossima. Buona continuazione, ci vediamo domani. Ok, grazie, caro. Buona serata. Dietro di me, perché sto andando di là? Ma siamo tornati. Questa non è là. No, c'è scritto ci vuole l'ancora, Mario. Dobbiamo andare, Mario, dove c'è sta quel cazzo di segnale giallo noi? Tra qui dentro. Non ci passiamo qua? No. No. Ci sono di nuovo i morti. Oh. Guro! Non ti avvicinare, maledetto. Carica, perché ne è bravo. Ma mezzo a sti cazzo d'armadietti. Dai, sti cazzo d'armadietti. Non c'è più nulla. Sicuro? Non è che mi dai i colpi, no? Ma che mi servono? Dove sta un altro? Dai, esci di qua. Fai destra, sinistra. Attenzione che mo ce n'è un'altra, eh. Appena pesci qua, in fondo qua che devi girare a sinistra, te le spunto. Eccolo. Cerco di sparare in testa se ci riesco. Mo che vai in fondo a sinistra, controlli i letti. Attenzione finita, ok. Sì, controlli i letti. Aspetta, ma vi controlliamo, va a ammazzare lui. Questo punto giallo qui, presumo. Dai, no, perché vai di qua? Va. Perché fa vedere un coso giallo qua, Mario, vedi? No. Nella mappa, vedi che fa vedere quel coso giallo? Magari qua. Vedi? No, perché fa vedere sto coso giallo? Che cazzo è? Perché è fuori sta stanza. Ah, vabbè, vabbè. Esci, vai a destra. No, dritto, qua. Aspetta, Ecco l'oggetto. Che... munizione della pistola, ok. 15. Devi risalire. Fermati qua un attimo. Vai avanti. Basta. Girati. Alza la mira. E qui sopra, che ti segna, sarà all'altro piano, da non è che è qua, non è che posso salire qua sopra, no?
No, devi aprire la porta. Prendiamo. Dobbiamo scendere ancora, Mario. Ah, non si può. Risalgo. Entra qua. Jill! Andiamo! Jill. Dobbiamo aiutare Chris. Sinistra. No, non a destra, di qua. Io ho preso la chiave, no? Ma non è Chris questo. Ecco fatto. È una trappola. Ah. Che diavolo è? Ha trovato Chris. Non poteva aprire la porta lui a dire. Magnifico. Ecco il gas. Musi. Merda. È una trappola. Oh, andiamo male. Andiamo male, non bene. Guarda, guarda chi c'è qua. Questo è l'amico tuo, questo è l'amico tuo. È ora che lei conosca la verità, signorina Valentine. Episodio 1 nelle profondità, fine. Abbiamo finito il capitolo. Abbiamo i punti. Ah. Ah. Non so se ci vogliamo fermare qui, Mario. Negli episodi precedenti di Resident Evil Revelations. Abbiamo perso i contatti con Chris e Jesse. Il segnale si è perso sull'oceano. Vabbè, magari facciamo vedere questa parte qui. Proprio su questa nave. Non c'è segno di vita, ma sento che c'è qualcosa. Adesso si rimane. Questo è quello che è successo. Non mi piace per niente. Dove sei, Chris? Chris! Che diavolo è? Ah, magnifico. Merda! È una trappola! È ora che lei conosca la verità. Signorina Valentine. Ok ragazzi, per questa sera è tutto, ci fermiamo qui. Abbiamo finito il primo episodio, la prossima volta porteremo il secondo, quindi molto probabilmente domani sera. E quindi ragazzi, vi ringrazio per aver visto la live, salutiamo il nostro amico Francesco che ci viene a trovare, ci è venuto a trovare anche ieri e questa sera, ci fa piacere. E quindi ci vediamo prossimamente ragazzi con il continuo di questo gioco, vi saluto, vi ringrazio, alla prossima, ciao! Buona serata ragazzi!